È di pochi giorni fa l'annuncio delle proprie dimissioni da parte del consigliere Bradascio dalla presidenza della quarta commissione regionale sanità, il quale non ha preso di buon grado la notizia di ulteriori concessioni di permessi di idrocarburi nello Ionio, due permessi concessi da parte del governo centrale alla società Shell S.p.A. Il braccio destro del governatore di Basilicata, Marcello Pittella, su un noto social network ha dichiarato: Renzi e i suoi ministri hanno deciso di procedere con la ricerca petrolifera nel nostro mare, dove notoriamente la Costituzione italiana annulla il potere decisionale dei governi regionali. La sfida è difficile e, come tutte le battaglie, con momenti altalenanti. Beh, a parte che le mie dimissioni sono relativamente importanti, la mia persona non è in discussione in questo momento. Quello che è importante è questo gesto di sfida da parte del governo nazionale a una regione che invece si è sempre dimostrata dialogante, rispettosa dei giornali, rispettosa dei contratti stipulati con l'ENI e con la Total in anni in cui c'erano altri politici ed altre sensibilità ecologiche. Noi abbiamo dimostrato di essere rispettosi, di evidentemente non voler calpestare le prerogative nazionali, naturalmente sottolineando che non si dovesse andare al di là dei 150.000 barili al giorno, che non ci dovevano più essere trivellazioni sul territorio, neanche poi a parlarne dell'offshore. Come voi tutti sapete, recentemente c'è stata una presa di posizione a favore dei referendum che, aperta parentesi, sono stati pensati e scritti dalla classe dirigente lucana, e questi referendum sono stati accolti da ben 11 consigli regionali. Cioè, qui abbiamo una sfida politica aperta del governo centrale alle popolazioni del centro-sud. Io trovo che tutto questo sia di un'arroganza disgustosa. Allora è chiaro che uno come me, che non ha un partito alle spalle, che conta quando il due di coppe, essendo briscola denaro, che poteva fare? L'unica cosa che ho in mano è la presidenza della quarta commissione, la metto in gioco, ma soltanto per dire con chiarezza, ovviamente, al governo nazionale che io non ci sto. Naturalmente, insieme al nostro governo regionale, insieme a Pittella, insieme alla Corazza, io voglio mettere in gioco la nostra onorabilità e tutto quello che noi possiamo fare perché si possa ritornare indietro su queste decisioni. Sono arrivate attestazioni di stima, di affetto, pensaci, ritorna indietro, però il problema non sono io non conto niente, conta l'interesse della collettività lucana, conta i sogni che noi abbiamo di sviluppo sulla costa ionica, di sviluppo turistico, di sviluppo agricolo, e tutto questo è pesantemente messo in discussione. Io me le immagino già queste piattaforme per la prospezione petrolifera di fronte a Policore, di fronte a Nova Siri, ma insomma è una cosa che non sta nel cielo e nel terra. Per cui aspettiamoci che questa classe dirigente attuale scenderà pesantemente in campo e in fondo è proprio quello che è mancato nella nostra regione, è proprio questo, una valutazione di impatto ambientale seria negli ultimi 30 anni, un registro dei tumori serio negli ultimi anni. Allora noi non abbiamo dati per dire, né dati seri, validati scientificamente, per dire né una cosa né il contrario di quella cosa. Allora vedere finalmente una classe dirigente, un presidente che tira le orecchie un giorno sì e un giorno no al CROP perché si diano una mossa a far validare il registro dei tumori, vedere finalmente la fondazione di biomedicina partire affidata a una personalità scientifica di altissimo livello. Beh, non dico che mi fanno stare tranquillo queste cose, però certo che fanno capire che l'aria è cambiata e che abbiamo la segreta speranza che nella nostra regione ci possa essere finalmente un